Si chiude al primo turno l'avventura playoff per le nostre tre squadre di Serie B. Nel tabellone A, San Miniato cede alla bella nel confronto con Lecco, che si impone al Fontevivo per 82-69 qualificandosi al secondo turno, dove incontrerà Bergamo. Nell'altra sfida del tabellone, Cento se la vedrà con la vincente del confronto tra Crema e Moncalieri. Per la Bluecard resta la soddisfazione di una straordinaria regular season, chiusa con un inaspettato terzo posto. È stata una gara equilibrata come ci aspettavamo per larghi tratti, fino a quando Lecco, con diciamo, delle scelte molto lucide ad altissima percentuale di realizzazione, ha scavato un solco importante nel quarto tempo e con grande merito ha vinto partite e serie. Partendo da tanto tempo indietro, bisognerebbe riuscire ad avere la forza di mettere da parte il dispiacere e pensare che queste tre sfide sono state un percorso importantissimo per questo gruppo di ragazzi che all'inizio anno era partito per provare a centrare la salvezza diretta senza passare da play-out e poi ha fatto una cavalcata vincente. È ovvio che volevamo vincere, ci abbiamo provato in ogni modo, però cioè, ci sono anche gli avversari che hanno fatto una partita decisamente migliore della nostra, quindi bravi loro, merito loro. A noi deve rimanere in mente, al di là di questa partita, il grande applauso del pubblico a fine gara, che è il più grande riconoscimento. Fuori sin da gara 2 le pistoiesi impegnate nel tabellone B. La Fabiani Montecatini ha ceduto con onore alla corazzata Orzi Nuovi, mentre la Valentina Sbottegone ha lottato fino all'ultimo secondo al Pala Carrara contro Piacenza, sbagliando il tiro della vittoria dopo una gran rimonta nei minuti finali di gara 2. Nel secondo turno sono in programma le sfide Orzi Nuovi-Fiorentina e Omegna-Piacenza.